Ginevra, Svizzera, ultimo appuntamento per quanto riguarda il mondiale MX3 e poi l'europeo MX2. Buongiorno a tutti da Federico Maffioli e Marco Selvetti. E allora partono subito, piena accelerazione, ma il rettilineo è piuttosto breve, una linea quasi imposta, tornantino secco a sinistra dopo una salita, poi già si ricomincia a scendere. Il nostro Andrea Cervellin, che in questa occasione con la sua moto numero 141 che abbiamo visto prima, è riuscito a guadagnarsi un'ottima posizione in partenza, un ritardo anche piuttosto contenuto dal punto di vista del ritardo generale. Ma adesso si cambia numero 23, quello di Alex Salvini. Amici di MotoTV, siamo in Portogallo, campionato europeo enduro, le ultime tre gare nell'appuntamento del weekend racchiuso tra venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre. While the momentum has belonged to the international trio of Porcel, Wilson and Rattray, Trey Canard's thrilling victory. È definita la terra dei 10.000 laghi, ma pare che a contarli bene siano anche di più, quasi 12.000, e si dice che il nome derivi da una leggenda secondo cui l'acqua in questo caso riflette il cielo, e qui invece sarà il fango del tracciato di Spring Creek che rifletterà i campioni del National AMA. Come sempre un saluto da Andrea Minerva. Da Matteo Aperio. Ciao Matteo, benvenuto come sempre. Allora, siamo nella seconda parte del campionato classe 250 dal tracciato di Millville Spring Creek, che va ad ospitare la settima prova su 12 della stagione 2010 del National AMA Pro Motocross, naturalmente la classe 450, e qui siamo già allo start di gara 1. Un saluto da Andrea Minerva. Da Matteo Aperio.